Ciao Rosario Marcianò, come stai? Bene, grazie carissimo. Come stai tu? Si va avanti, cerchiamo di sopravvivere in questo mondo malato. E tu ne sai qualcosa. Purtroppo sì, infatti. Allora, Senti, no, allora. ti volevo fare una domanda. Siccome gira sempre più insistentemente, pure stamattina mi è arrivata un'email, che la biologa Sofia Smalstorm, che è quella che ha fatto quel video, o perlomeno ha fatto la conferenza di cui è nato quel video, che ha perlomeno messo dei grossi interrogativi sulle scie chimiche, sembra sia Sì, ne avevamo sparita. fatto. Sembra sia Ma sparita. noi ci eravamo occupati anche di tradurre parte della sua conferenza e infatti sugli studi della Sofia Smalstorm abbiamo pubblicato due articoli. Da quel momento in poi le informazioni relative a questa ricercatrice sono veramente scarne, però io non ho delle informazioni certe sulla base delle quali posso confermare che effettivamente sia scomparsa, perché alcuni invece mi hanno detto che comunque l'hanno sentita in giro per qualche altra conferenza. Direi che le informazioni che stanno girando sulla rete sono, come al solito, non pienamente attendibili. Chiaramente, siccome si tratta sempre delle solite informazioni che spesso girano su Facebook, basta che uno vada a condividere il link di un altro senza Certo. verifica e quindi poi alla fine diventa virale l'informazione, anche se non ha dei fondamenti reali. No, io ho provato a chiamare te perché, insomma, almeno in questo argomento sei abbastanza un'autorità in Italia, quindi, Grazie. e No, per quindi. quanto riguarda la smorfia, No, no, ma chiaramente magari è sì, stato qualcuno che però. per farsi più visualizzazioni ha messo sta notizia. Cioè Ma non. no, sai, delle volte anche una persona ingenua in buona fede può magari riportare una notizia che comunque è semplicemente magari basata su una riflessione, come per dire, ma sai, la Smallstorm non l'ho più sentita, sarà sparita? Da lì diventa una notizia, capisci? Senti. Però ci sono comunque dei precedenti, perché sappiamo e abbiamo purtroppo la storia di Franco Caddeo, che se non era scomparso, non vorrei dire delle cavolate, comunque tra il 2008 e il 2009 è scomparso in mare e nessuno l'ha neanche mai cercato ed era la pietra di diamante, la punta di diamante per la ricerca sulle cosiddette scie chimiche in Italia, per cui i precedenti ci sono, e come per Io esempio. ti faccio una domanda sempre stupida, no? Quella che fanno tutti, però rivoglio sentirla. Cioè, che ci siano le scie non vi è dubbio, che vengono sparse in maniera strana non vi è dubbio, che sono differenti dalle quelle di condensazione, ormai è talmente acclarato che voglio dire non c'è neanche più da aprire un Un contenzioso, discorso, sì. esatto, su questo. E oltretutto che ci sono una marea di interrogazioni, sia nazionali che europee, su questo, anche questo, voglio dire, è acclarato. Quello che però non mi torna, no, è che mettere su un sistema di questi aerei per ogni città, no, e qui volevo un tuo autorevole parere, coinvolge aerei, motoristi, gente che carica e scarica, controllori di volo, anche se loro non se ne filano di pezzo, si dice a Roma, non gliene frega niente dei controllori di volo. Voglio dire, comunque tanta gente che guarda, no, quando decolla e atterra sta aereo. Possibile che c'è un così tale muro di omertà? Perché voglio dire, quando decolla un aereo di quel tipo, no? Non è che lo fa decollare una persona, no? Voglio dire, Certo. ci sono un bel po' di persone. Se poi metti insieme che succede a Roma, a Milano, a Torino, a Palermo, a Catania, in tutto il mondo, comincia a essere un numero significativo di persone di contro a un muro di omertà così silente. Tu cosa risponderesti a questa obiezione? Io ti risponderei come Edgar Allan Poe, se vuoi nascondere una cosa devi metterla in bella vista. Ah. Credo
Ed effettivamente è così, perché comunque da molti anni, al contrario di quanto pensino ancora tanti ricercatori, non faccio i nomi, ma ce ne sono alcuni che insistono ancora su questo punto, che direi sia un punto ormai obsoleto e anacronistico, ormai è totale l'impiego di particolari additivi che vengono usati nei carburanti. Sia per jet militari sia per jet commerciali, quindi per i famosi trasporti civili, quindi per il trasporto merci e persone. Quindi nel momento in cui decolla o atterra o fa rifornimento o manutenzione un qualsiasi velivolo che poi ci ritroviamo a bassa quota sopra le nostre città e paesi, nessuno se ne renderà conto, a meno che non è un addetto ai lavori. Per quanto riguarda l'addetto Quindi ai tu mi stai lavori. dicendo che oltre agli aerei, diciamo, deputati proprio al rilascio delle scie, adesso si sono inventati il rilascio, Ma, nei guarda, carburanti. ti faccio una riflessione banale che però dà l'idea di come funziona la questione. Intanto, partiamo già da quello che disse Edward Teller nel 2007 ad una conferenza svoltasi ad Erice, quindi in Italia, poco prima della sua, per fortuna, dipartita, e lui suggerì l'impiego di aerei civili, quindi delle compagnie civili, affinché si potesse disperdere particolato di alluminio ed altre amenità del genere in atmosfera, perché lui spiegava solamente gli aerei militari non potrebbero assolvere a questo ciclopico compito. E così fu fatto. Ora, all'inizio vi erano alcuni problemi logistici che però poi via via sono stati risolti. Se tu pensi che comunque è già del 1958 un brevetto che permette l'impiego di additivo a base di trimetilalluminio nel carburante, che può essere additivato usando dei serbatoi supplementari che poi possono essere tranquillamente i serbatoi che fanno già parte diciamo della tutto il vario organo di funzionamento di velivolo, quindi i classici serbatoi. Noi abbiamo quelli che sono all'interno sotto la carlinga, ci sono quelli nelle ali, poi Ho quindi capito, ho siccome capito. tutti i Beh, serbatoi sono seconda. separati per motivi di bilanciamento peso, non ci sono problemi a riempire un serbatoio di trimetilalluminio. Quindi i precedenti ci sono, i brevetti anche. Ah, ma guarda, devo confessare, io tanti anni fa ero scettico, no, anch'io, perché giustamente quando uno si avvicina a un qualche cosa, no, ci vuole un tempo tecnico di approccio al problema. Per forza. Però poi quando li ho cominciati a fotografare anch'io sul mio cielo di Roma, in qualche foto non so se l'hai vista, che l'ho messa anch'io sul canale, eccetera, eccetera, beh, il dubbio poi si pervade, non possono essere cose naturali. Allora vado alla seconda domanda banale e stupida. Poi ce n'ho una terza, quindi poi ti lascio. La seconda domanda banale e stupida è: ma se questi hanno un'influenza, tra virgolette, negativa, ma non lo sappiamo, sull'uomo, allora la domanda sempre stupida è questa: ci saranno una decina di piloti, 20 piloti, 30 piloti in Italia che fanno questo lavoro, giusto? Allora, Aspetta, no, aspetta, non è la domanda ancora. non è male. Ci saranno. Oh, questi qui rilasciano ste scie, ma a terra passeranno sulla casa della propria mamma, figlia, cugina, nipote, fidanzata, cioè loro vivranno pure in Italia, no? Allora, se rilasciano queste cose, posso credere che sono tutti militari che obbediscono agli ordini ciecamente, non ci sia qualcuno che dice: ma io che cazzo sto facendo? Ma intanto bisogna precisare che queste operazioni sono compartimentate, quindi poche persone sanno effettivamente che cosa sta succedendo. L'esempio che ti facevo prima del rifornimento di carburante è proprio basilare, perché quando si fa rifornimento di carburante in due serbatoi diversi, solo un addetto ai lavori può forse porsi qualche domanda sul fatto del perché vengano riempiti due serbatoi diversi da due bocchette differenti, per cui con due tipi di carburante differenti. E quindi
scendiamo un pochettino anche di numero rispetto a coloro che possono ancora porsi delle domande. Poi la gran parte dei soggetti che sono più o meno a vario titolo coinvolti in queste operazioni non sanno assolutamente che queste operazioni effettivamente sono in corso. Poi, per quanto riguarda il sorvolo a bassissima quota di tantissimi velivoli che sono anche stati denunciati dal sindacato controllori volo in quanto definiti traffico sconosciuto, cioè che non rispondono alle richieste di identificazione, questi velivoli in gran parte sono pilotati da remoto, per cui abbiamo comunque Ah, dei quindi piloti, droni, tu dici proprio droni veri e propri. sono tranquillamente dei velivoli apparentemente convenzionali, quindi che il cittadino comune può scambiare per aerei di linea, ma che non lo sono, cioè sono controllati da remoto. Noi sappiamo che la tecnologia per il controllo da remoto, compreso il decollo e l'atterraggio, è una cosa reale fin dall'inizio degli anni 70. E oggi come oggi un drone gestito da satellite e con una sua traiettoria, rotta, quota e tutto il resto gestito dal GPS non ha nessun problema a volare da solo. Ma andiamo al Cioè, punto, sta gente, diciamo, sotto, non lascia famiglie, figli, cugini, fidanzati, non gli butta addosso sta roba? è Cioè, un ragionamento che mi fanno in tanti, però io posso rispondere con la solita domanda. Per 30 anni e più sono stati esplosi ordigni nucleari in atmosfera e nessun militare si è posto il problema del fallout radioattivo che continua a fare il giro della Terra da allora. Come per esempio nessun militare si è mai posto il problema degli ordigni costruiti all'uranio impoverito. L'uranio impoverito si è ritrovato anche nell'atmosfera londinese. Per cui dall'Iraq e da altri teatri di guerra si è ritrovato addirittura a migliaia di chilometri di distanza. Eppure non vedo strapparsi le vesti né a nessun politico né a nessun militare. Intanto i politici non hanno la materia grigia per fare ragionamenti di questo tipo. I militari spesso e volentieri anche meno, perché il militare è addestrato a obbedire senza porsi delle domande. Però ci sono delle eccezioni. Se tu vai sul sito aerotoxicsyndrome.com, vedi che ci sono dei piloti che protestano e anche hanno questo sito ufficiale che lamenta intossicazioni di personale di volo e piloti che sono stati addirittura costretti alle dimissioni in quanto sono stati contaminati in maniera irreversibile da sostanze velenose respirate in cabina di pilotaggio o nella sala passeggeri. Ultima Cosa ci domanda, sono? ultima domanda, e poi ti lascio. Sì. Perché e a cosa servono? Lo so che questa è un po' più difficile come domanda. Le motivazioni sono tante. Diciamo che il motivo principale non è la modifica climatica. La modifica climatica è la punta dell'iceberg, che è una conseguenza di esigenze diverse dovute all'impiego delle ultime tecnologie, diciamo da 10-15 anni a questa parte, per quanto riguarda radar e satelliti ad alta risoluzione che funzionano nella frequenza della banda campa A, che necessitano di un clima particolare, quindi di un'atmosfera particolarmente elettroconduttiva e a scarsa umidità. Ecco perché le irrorazioni vengono fatte a quota cumulo, quindi a quote non superiori ai 2000 metri, perché le perturbazioni, come anche i cumuli da bel tempo, che contengono molta umidità atmosferica, molta acqua, devono essere pedissequamente eliminati perché se no rendono ciechi i satelliti di ultima generazione. Questo è il primo motivo. Logicamente poi su questo carro sono saliti molti, sono salite le aziende OGM, sono salite le aziende farmaceutiche, sono salite le lobby universitarie per lo studio sulle nanotecnologie e via discorrendo. Per esempio, faccio un esempio banale, perché nell'acqua piovana, oltre all'alluminio, al bario e al manganese, si trova anche lo stronzio? Perché le antenne microscopiche della Smart Dust, che viene diffusa anche in ambito meteorologico, la Smart Dust sarebbe polvere intelligente autoreplicante, queste antenne sono composte di stronzio. Ecco perché si trova lo stronzio radioattivo in grossi quantitativi nell'acqua piovana. Per
Per cui, questa è anche una spiegazione secondo la quale si può dare una giustificazione al fatto che queste operazioni sono completamente coperte dal silenzio, sia dei media, che chiaramente sono pagati profumatamente ogni anno e quindi chiaramente non diranno mai qualcosa che va contro il sistema, sia per quanto riguarda il sistema dei meteorologi, sia civili che militari, che continuano a raccontare amenità su velature innocue ed alta quota o calcoli matematici che non rispondono alle previsioni fatte perché ci sono le Alpi o perché c'è qualche altra storia e che ne so, la sabbia del deserto. Adesso spacciano queste nebbie chimiche di ricaduta per sabbia del deserto. Abbiamo avuto per una settimana Questa venti da nord e hanno continuato a la dire. sto sentendo adesso, è veramente fantastica. Purtroppo è così, ma il silenzio è totale perché gli interessi sono tantissimi. Ho capito. Niente, allora l'ultima domanda è cosa si può fare e poi basta. È un problema, guarda, se io fossi un mecenate sicuramente avrei già la risposta, che comunque non ti posso dare per telefono e neanche pubblicamente. Non essendo un mecenate, purtroppo l'unica cosa che posso dire è che bisogna continuare a battere il ferro e a informare correttamente e quindi a usare tutti i canali che per ora sono ancora disponibili, chissà per quanto, in queste pseudo-democrazie, per cercare di svegliare le coscienze, perché chiaramente l'unica arma che abbiamo è l'informazione. Sicuramente questo è un atto di, come posso dire, è un calpestare la sovranità dei popoli, c'è poco da fare. Questo Senza dubbio, è dubbio. almeno da questo punto di vista, cioè il popolo si deve. Il grosso nodo è che la popolazione ancora non si è resa conto che i personaggi che li rappresentano attraverso la farsa del voto sono personaggi che comunque sputano sulla loro salute e quindi sputano nel piatto in cui mangiano. Non è possibile continuare a dare fiducia a governanti che legittimano certe operazioni. Parlo per esempio del presidente Napolitano, che comunque in questi anni ha dato prova di essere un grande manipolatore delle funzioni governative, ma che comunque all'epoca in cui fu interpellato sulle scie chimiche, lui che ha tantissimo potere, che riesce a fare e disfare tutto quello che vuole, disse che comunque lui su certe cose non poteva avere voce in capitolo in quanto erano basate su leggi e regolamenti. Allora, una risposta del genere conferma che comunque tutte le autorità governative sono al corrente e continuano a tacere. Questo perché l'Italia è una colonia degli Stati Uniti. Bene, Rosario, come al solito sei stato esaustivo e al più Grazie. presto la pubblicherò, così diamo anche qualche altro elemento di informazione. Non mi resta Bravissimo, che sempre. augurarti una buona giornata, va bene? Grazie anche a te, buona giornata e grazie per avermi chiamato. Ciao ciao. Ciao.